In collegamento con Damasco, con l'annunziatura di Damasco, con Sua Eccellenza Monsignor Mario Zenari, che è lì nunzio da circa 6 anni, quindi prima che cominciassero le ostilità della guerra civile. E la Siria è entrata da pochi giorni nel quinto anno di conflitto, bilancio pesantissimo con più di 200.000 morti e molte persone, milioni di persone che hanno dovuto abbandonare le loro case. Quali sono le condizioni, secondo lei, per poter arrivare a una pace che sia stabile e duratura? È un conflitto molto complicato che è andato aggrovigliandosi ogni giorno, ogni mese di più, ogni anno di più. Da contestazione pacifica è diventata una rivolta armata. Il secondo anno sono cominciati ad arrivare jihadisti da ogni parte del mondo, soprattutto dal Caucaso, l'Afghanistan, la Cecenia, dai paesi del Maghreb e poi fino ad arrivare allo Stato islamico che ha complicato ancora molto di più. Ma come dico, questo conflitto è andato complicandosi soprattutto per gli interessi regionali molto forti, interessi internazionali. Ecco, occorrerebbe fermare la violenza e fermare. Non buttare fuoco, non buttare petrolio, ecco, olio sul fuoco, ma buttare acqua e poi cercare di arrivare a una conferenza di pace. La Siria è stata per secoli una terra dove hanno convissuto persone di culture e fedi differenti. Ora questa convivenza è saltata oppure tra cristiani e musulmani ci si guarda ancora come persone che appartengono allo stesso popolo, alla stessa nazione siriana? Ecco, è stato sempre un mosaico di etnie e di religioni che ha tenuto abbastanza bene, ha cominciato a incrinarsi con l'inizio di questo conflitto. Direi il primo anno di conflitto non c'erano problemi particolari per i cristiani, questi sono arrivati quando hanno cominciato a venire questi jihadisti. Da fuori, ecco, che non conoscono la storia del paese, non conoscono quanto hanno fatto i cristiani per lo sviluppo sociale, economico e anche politico del paese. Lì è cominciata la minaccia per i cristiani, minaccia che è andata aggravandosi con l'arrivo dello Stato islamico. Ma non direi assolutamente che c'è un conflitto tra siriani musulmani e cristiani, assolutamente no. E per i cristiani di Siria è stata davvero questa una settimana di passione. In queste condizioni cosa vuol dire che si può ancora sperare nella resurrezione? È un'affermazione teorica o è una speranza fondata? Ecco, 4 anni fa tutti i siriani, sia cristiani sia musulmani o di altri gruppi religiosi, hanno cominciato questo doloroso cammino della croce. Ora non si sa che punto sia questa via croce, siamo all'ultima stazione, siamo alla quinta, quello che fa pesare questo cammino della croce. Però direi in fondo, ecco, bisogna sempre guardare con speranza perché in fondo è Dio che guida la storia, è Dio che ha messo nell'uomo la ragione, questa ragione come una bussola che indica la strada per la fratellanza, rispetto della dignità umana e la convivenza pacifica. E se uno viene in Siria in questi mesi, ecco, vede una Siria in cui il deserto, questo deserto pietroso, è avvolto, coperto da una leggera coltre di verde, il deserto che fiorisce, quei semi, magari anche calpestati, ecco, venute le prime piogge, cominciano a germogliare. Direi importante seminare concetti di non violenza, seminare, ecco, la promozione della dignità umana, del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, dello Stato di diritto, e prima o poi questi germi fioriranno.